Bene, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo video. Mauro Caimi qui con voi. Come vi avevo promesso nello scorso video, oggi parliamo di come utilizzare il nostro corso di formazione, come fare holding sul mercato finanziario per farlo bene, come utilizzarlo per capire se è possibile fare un ingresso su Bitcoin che proprio in queste ultime settimane ha superato i filtri che noi abbiamo indicato in questo corso di formazione per accedere agli strumenti papabili per fare un ingresso long sul mercato, un ingresso holding appunto di lungo periodo. Abbiamo accennato nei primi episodi del corso di formazione che trovate su YouTube nella playlist del canale. Ragazzi, trovate questo corso di formazione, c'ha un bel po' di episodi e stiamo aggiungendo video ogni settimana. Questo tra l'altro è un video che chiamerò video bonus relativamente a questo tipo di corso, e sarà aggiunto ancora una volta su quella playlist, quindi dategli un'occhiata perché sono delle informazioni importantissime per chi di voi si vuole approcciare a questo mercato in maniera corretta, facendolo in maniera professionale, anche se non dedicandogli magari tantissimo tempo. Per quanto riguarda gli indicatori e i filtri che abbiamo utilizzato per definire quando uno strumento può accedere ad essere nella nostra lista, watch list di strumenti possibili per un ingresso long, avevamo indicato molto semplicemente, quindi per non farla molto complessa, l'utilizzo delle medie mobili, tra cui quella a 200 periodi, ragazzi, e quella a 50 periodi, facendo intanto come una prima idea generale andando a guardare se il prezzo dello strumento finanziario fosse al di sopra della media mobile a 200 periodi, e poi andando a guardare anche se la 50 periodi aveva incrociato, quindi se c'era il golden cross sul mercato e se questo golden cross era avvenuto un po' da tempo o meno. Successivamente all'utilizzo dei filtri per capire se uno strumento poteva essere guardato, quindi analizzato per un ingresso long dal punto di vista holding, quindi per 2 o 3 anni, ragazzi, 1 o 2 anni, ecco, insomma, se proprio vogliamo essere nel breve. E avevamo poi indicato anche le tecniche di ingresso per fare un investimento, quindi per entrare. E ne ho indicate due, ragazzi, in ingresso in pullback e quello in ingresso sulla forza. Oggi andiamo a guardare quello che sta facendo Bitcoin in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane. Ha passato i filtri, quindi è diventato uno strumento che potremmo prendere in considerazione per un investimento holding sul mercato. A questo punto andiamo a capire se dovessimo provare un ingresso a questo punto su Bitcoin, essendo possibile un investimento holding. Dove andremmo a posizionare i nostri ingressi? Ci spostiamo sul grafico e facciamo questo video che ha una duplice funzionalità, quella di spiegare in real time, in live, come si applica il corso di formazione che ho fatto per YouTube, e poi andiamo anche a vedere il grafico per rispondere a una domanda che molti di voi si stanno facendo in queste settimane. Bitcoin potrà rientrare sulla fascia di prezzo dei 3.000 dollari e potrò salire su questo treno per chi di voi non è riuscito a entrare. Ci sono diverse opzioni. Oggi parliamo solo dei metodi di ingresso e di dove sarebbe possibile fare questo tipo di ingresso, uno sulla forza e uno in pullback. Ma prima di iniziare, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, ragazzi, lasciatemi un mi piace, ma soprattutto nei commenti datemi il vostro punto di vista, cosa ne pensate di questo tipo di analisi e dove secondo voi sono gli ingressi importanti e papabili per quanto riguarda Bitcoin nel medio-lungo periodo per le posizioni hold. Allora, siamo sul grafico, ragazzi. Questa volta è Bitstamp, non sto usando Bitfinex. Come vedete, la situazione degli ultimi giorni è leggermente differente perché c'è stata una notevole differenza tra Bitstamp e Bitfinex. Però non lo sto usando perché semplicemente, ragazzi, ho i grafici salvati
con le solite analisi della settimana su Bitfinex, quindi utilizziamo un altro grafico per non avere problemi. Sull'analisi di oggi andiamo subito a vedere quello che ci siamo detti nel nostro corso di formazione, come fare holding sul mercato finanziario. Abbiamo intanto il mercato che ha superato la media di 200 periodi, che vedete essere questa qui, questa in giallino arancio. E l'ha superata, dopodiché c'è stato il Golden Cross che è avvenuto il 23 di aprile, 24 per essere precisi, da qualche giorno è avvenuto, da poco in realtà, il Golden Cross, ragazzi, quindi stiamo facendo un po' un azzardo, però mi garbava anche farvi capire come ragionare da questo punto di vista per poter fare eventuali ingressi long. Non do consigli finanziari sul canale, non sono consigli finanziari, non sono consigli di investimento. Io le mie mosse le ho già fatte, ragazzi, chi segue il canale lo dico da un sacco di tempo, gli ingressi sono avvenuti attorno alla rottura della resistenza a 4.400 dollari, e gli ingressi hold sono magari ancora dentro, ma quelli intraday sono usciti e rientrati diverse volte, ragazzi. Quindi non sto qui a dire questo tipo di informazioni, quindi non prendetele come consigli finanziari. Allora, intanto, come abbiamo spiegato nel corso di formazione, ci sono due possibili ingressi per Bitcoin in questo tipo di momento. Uno è l'ingresso sulla forza, quindi analizziamo prima l'ingresso sulla forza e l'altro l'ingresso in pullback, e andremo a vedere quali sono le strutture di prezzo dove si potrebbe fare pullback, e dove potremmo dire ok, Bitcoin vai a entrare. Allora, intanto, il primo ingresso sulla forza verrebbe abbastanza naturale capirlo, ed è la rottura dei massimi fatti il 23 di aprile, ragazzi, almeno su Bitstamp, e qui avremo questo tipo di ingresso, quindi sopra i 5.628 in chiusura daily, quantomeno, quindi una cosa del genere per essere precisi, quindi qui in questa area di prezzo, scusate i miei pessimi disegnini, e a questo punto potremmo dire ok, se il mercato si posiziona qui, io entro long sul mercato, quindi vado ad effettuare un ingresso sulla forza se arriva in sostanza in questo tipo di spazio, ok? Quindi intorno ai più o meno 5.800-6.000 dollari, poi bisogna vedere dove andrà a chiudere, perché ricordo che per una tipologia di ingresso deve avvenire sulla forza. Ma, e qui sta il primo ma. Andiamo subito a vedere una cosa che è importante guardare. È anche vero che questo è un ingresso sulla forza, ragazzi, di Bitcoin, e ci potrebbe anche stare, però guardate qui che cosa abbiamo da superare relativamente anche a un periodo non troppo lontano, quindi assolutamente importantissimo da considerare. C'è una struttura di prezzo, una fascia di resistenza che indichiamo con il mio colore viola preferito, che è enorme, ragazzi, guardate un po' qua. Allora, se vogliamo prendere proprio in considerazione la struttura di prezzi più importante, quella che diciamo tiene proprio forte Bitcoin al di sotto, è quella tra vedete, 6.000 e 7.000 più o meno dollari, quindi intorno a questa fascia, guardate qui. Quindi è anche vero che io potrei dire questa rottura del massimo a 5.600 mi va a indicare un livello di forza, quindi un breakout sulla forza. Però è anche vero che se il mercato si posiziona, si sposta in questa fascia di prezzo, poi incontra subito un livello di resistenza stratosferico, se così vogliamo, il livello di resistenza più importante di Bitcoin degli ultimi, quasi dell'ultimo anno, ragazzi. Quindi io direi, come livello di ingresso sulla forza in questo momento di Bitcoin, dovremmo farlo al di sopra dei 7.000, ragazzi, al di sopra dei 7.000 dollari. Però è anche vero che è un livello veramente alto, quindi il vero breakout dovrebbe essere questo. Ecco, ve lo sposto, ve lo posiziono qui, quindi in questa fase qui. Però è veramente troppo lontano, ragazzi, troppo troppo lontano. Quindi come si fa a fare, diciamo, un ingresso accettabile in questo caso? Allora, si può fare intanto un ingresso sulla forza se il mercato rompe quantomeno questi 6.000, questi qui, ragazzi, ok? E
va a entrare, a ritornare in questa fascia di prezzo di oscillazione, quindi si riposiziona qua dentro. Allora, a quel punto, a meno che il daily non vada a chiudermi troppo in alto, quindi intorno ai 7.000 dollari, quindi troppo, perché magari fa una giornata di più 20, ragazzi, quindi a meno di situazioni estreme, se vi va a chiudere tra i 6.100 e i 6.200, potrebbe essere un primo ingresso con una piccolissimo, con un piccolissimo investimento, magari, ecco, senza eccedere, perché poi il mercato potrebbe stare in questa fascia per un po' di tempo. Però a quel punto, ragazzi, bisogna anche prendere un po' di rischio, perché altrimenti si resta troppo fuori, e quindi diciamo ingresso, lo indichiamo così, come ingresso 1 sulla forza. Ingresso 2 invece sulla forza, indovinate dove sta? Indovinate dove sta? Sta esattamente qui, ok? Quindi questo è l'ingresso 2 sulla forza, operamento dei 7.000 dollari. Ma che numeri, ragazzi, magari ci arrivassimo. Ma quali sono invece quelli in pullback, che sembrano un po' più immediati? Perché? Perché essendo quelli sulla forza molto distanti, ragazzi, è chiaro che quelli sul pullback sono i più immediati. Ma questo vi pone anche l'attenzione su una problematica di cui parleremo alla fine del video. State incollati allo schermo, perché vi dico una cosa che è una chiave di lettura anche di questa fase. Allora, il primo livello di pullback palese, proprio chiarissimo, evidente, ragazzi, è dove? È qui, ok? È questo. Primo livello di pullback sono i 4.200, 4.300 dollari, quindi io direi che questo è un livello di pullback. Quindi se il mercato arriva qui, può tranquillamente, scusate, ok, si può tranquillamente tentare un ingresso in, diciamo, posizione di pullback. Io però farei così, ecco, questa è la mia opinione personale, come lo spiego anche in quel video. Non entrerei proprio sul ribasso, ragazzi, non entrerei proprio se il mercato arriva qua, ma aspetterei un'eventuale inversione su un time frame inferiore, come spiego sempre nei corsi di formazione che ho fatto, e poi entrerei sempre sulla forza, però magari non aspettando un'inversione sul daily, ma aspettandola sul grafico 4 ore, 1 ora. Ok, questo sarà, diciamo, sarebbe la mia idea generale. Altrimenti questo potrebbe essere un primo ingresso sul pullback per quanto riguarda Bitcoin. Quale sarebbe un altro livello di pullback, ragazzi? Un altro livello di pullback è la media mobile. Vedete, la media mobile a 200 periodi, o questo intermezzo di media mobile. È importante, sì e no, perché in linea di massima dobbiamo anche capire che in realtà la media a 200 periodi, ragazzi, non è in realtà un vero supporto. Lo sapete, l'ho spiegato diverse volte. Sono dei livelli intorno al quale il mercato oscilla, in sostanza, non fungono da supporti reali. Poi è chiaro che il mercato, quando raggiunge questi livelli di prezzo, anche per un po' per il principio riflessivo, tende in sostanza a rimbalzare. Però ricordatevi sempre che le medie mobili non sono proprio precise, quindi non usatele proprio come livello numerico, ma usatelo magari come livello intorno al quale è possibile fare un ingresso. E a questo punto, se noi considerassimo anche quel tipo di ingresso e pullback, guardate qui, dovrebbe essere intorno a questi livelli. Vedete, magari nella famosa chiusura ciclica di maggio di cui parlo, cose che, insomma, secondo me arrivare a questi livelli, ragazzi, è un po' difficile, però potrebbe essere una cosa fattibile, che è, per quanto riguarda i prezzi di Bitstamp, intorno ai 4.600. Quindi qui abbiamo un ingresso in pullback ai 4.300, e qui ce lo abbiamo attorno ai 4.600, che è questo qui, ragazzi, quello che vedete qui. Allora, questi sono tutti gli ingressi che, secondo quello che abbiamo spiegato nel corso di formazione come fare trading, holding, scusate, sul mercato finanziario, e farlo bene, potrebbero essere papabili per quanto riguarda Bitcoin. Quindi abbiamo il primo ingresso in pullback sui 4,6, Bitstamp, ragazzi, non Bitfinex, ricordatevelo. E poi abbiamo un secondo ingresso per quanto riguarda sempre il pullback a 4,3. E poi abbiamo questi due ingressi sulla forza, il primo intorno ai 5, ai 6.200, ragazzi, qui, e poi addirittura sopra i 7.000.
tutti quanti sempre confermati in close daily, che è fondamentale questa cosa. E insomma, ricordatevi che se fate quelli pullback, in entrambi i casi io aspetterei comunque un'inversione di breve sul poi grafico time frame orario o 4 ore, come spiego nei miei corsi, è preferibile. Vi consiglio una cosa, e questa invece ve la consiglio da un punto di vista logico: se dovete cercare un ingresso su Bitcoin, non cercate lo singolo, cioè non cercate un ingresso con tutte le vostre capacità economiche, ma spezzettate l'ingresso in più fasi, soprattutto in questo momento ad altissimo rischio, perché il mercato in realtà non ha fatto una reale inversione di trend di medio periodo, perché dobbiamo salire quantomeno qui in questa fascia e poi sopra i 7000 per avere una reale inversione, ragazzi. Quindi attenzione a eccedere con i vostri investimenti. C'è poi da considerare che un'eventuale rottura di questi livelli, confermata per esempio già un 3.8, 3.6, fa un po' paura, quindi lì potrebbe esserci anche uno stop loss da inserire. Va bene ragazzi, ho voluto fare questo video per farvi capire come si ragiona secondo il nostro corso di formazione sull'holding. Vi ho indicato degli ingressi papabili, che sono ovviamente opinioni mie personali e non consigli finanziari assolutamente. Si potrebbero tentare questo tipo di ingressi utilizzando quello che noi abbiamo detto nel corso di formazione. Attenzione! Che se utilizzate un solo strumento finanziario per ragionare così con queste strategie, siete comunque un po' esposti al rischio. Ma se magari una tipologia di ragionamento di questo tipo lo fate su 5-6 strumenti finanziari, allora lì iniziamo a ragionare in termini di ottica di trading professionale. Ok ragazzi, iscrivetevi al canale se non l'avete fatto, ma nei commenti voglio tutte le vostre opinioni su questo grafico che ho condiviso, un grafico new, un grafico special per il canale Trading On. Ciao a tutti e noi ci rivediamo nel prossimo video.